Buonasera e benvenuti a questa edizione flash del sabato di Occhio alla Notizia. In apertura la sanità locale con il Movimento 5 Stelle di Fano che torna sulla questione della delibera approvata dalla Giunta regionale e che prevede la costruzione del nuovo ospedale unico a Fosso Seiona, una località che si trova tra le città di Pesaro e Fano. Minardi ha un problema in questi giorni, è riuscito a far arrabbiare contemporaneamente il sindaco e i consiglieri comunali del PD perché non sono stati avvisati da lui stesso chiaramente su una importantissima delibera che è stata approvata il 22 febbraio in giunta regionale sulla sanità locale. Per questo cerca di stemperare la tensione un po' sfogandoci contro di noi dicendo che siamo i soliti demagoghi che sfruttiamo la situazione per fare caos e non sappiamo leggere le delibere, quando invece siamo stati proprio noi a tirare fuori questa delibera davanti all'opinione pubblica, e dall'altra invece cerca di annacquare il contenuto di questa delibera regionale. In effetti noi invitiamo Minardi a, oltre a saper leggere, anche a saper bene interpretare e capire l'italiano, perché proprio delibera alla mano andiamo a leggere proprio una riga fondamentale che dice che nella seduta del 25 gennaio 2016 la giunta regionale, alla luce delle considerazioni emerse dal documento trasmesso dall'azienda denominato studio di fattibilità, ha deciso che per l'attuazione dell'intervento di realizzazione della nuova struttura ospedaliera di rete è necessario promuovere un accordo di programma con l'azienda. Ebbene, che cosa dice questo studio di fattibilità su cui si basa proprio questo accordo? Che l'ospedale unico si farà, come deciso già anche qualche anno fa, proprio a Fosso Seiona, organizzando e strutturando la nuova area proprio per accogliere questo ospedale. Quindi non ci inventiamo nulla, sappiamo leggere bene e purtroppo questa è la situazione. Oltretutto, velocissimamente, si dice che la forma di finanziamento è attraverso un partenariato pubblico-privato, vale a dire il pubblico si indebita con il privato per la costruzione e guarda caso per fare cassa ci sono la vendita ad esempio dell'ospedale di Fano, dell'ospedaletto e del palazzo di vetro alla ASL. Oltretutto anche Ceriscioli si lamenta dicendo che non è stato ancora deciso nulla, peccato che allora lui firmi qualche cosa che in realtà dice un'altra cosa, che appunto l'ospedale si farà ed oltretutto è un ospedale di rete. Ci è venuto a raccontare in consiglio comunale che il nuovo ospedale sarà un ospedale di secondo livello, quindi con delle nuove eccellenze. In realtà, carta canta, l'ospedale sarà di rete, cioè di primo livello, con gli stessi servizi che abbiamo oggi nei nostri ospedali. Quindi noi siamo stanchi veramente di essere governati da Ceriscioli e Minardi in questo modo e staremo sempre al fianco dei cittadini che dicono un no deciso all'ospedale unico e un sì invece per la riorganizzazione e riqualificazione degli ospedali già esistenti vicini al territorio e ai cittadini. Anche i consiglieri di opposizione Santorelli, Garbatini, di Progetto Fano e Del Vecchio dell'UDC hanno presentato una interrogazione urgente dopo l'esposto presentato alla Procura della Repubblica con la quale chiedono chiarimenti al sindaco di Fano Massimo Seri. Chiediamo al sindaco se veramente è stato ignaro di tutte le decisioni prese dalla Giunta regionale in ordine alla delibera di confermare la volontà della costruzione del nuovo ospedale a Fosso Seiona. Chiediamo al sindaco sapere se i consiglieri regionali di Fano erano a conoscenza di queste decisioni della Regione, se ritiene un atteggiamento, quello del Presidente Ceriscioli dal punto di vista istituzionale, corretto di fare le delibere sopra la testa dei consigli comunali dopo che gli stessi si erano espressi per la massima condivisione da parte dei territori. Chiediamo al sindaco se vuole continuare o meno a farsi prendere in giro sulla sanità da chi sta facendo manovre sotto banco, perché noi abbiamo avuto un atteggiamento responsabile con il sindaco, anche con tutta la maggioranza, ma soprattutto con la città, perché si sta parlando della salute dei cittadini. Rispetto a questo però abbiamo dovuto inevitabilmente alzare il tiro con l'esposto alla Procura della Repubblica perché continuavano i disservizi all'ospedale Santa Croce e soprattutto perché di fronte alle prese in giro degli ultimi giorni il sindaco non può più tentennare, quindi deve fare l'ordinanza per la riapertura di chirurgia H24 con la massima urgenza, perché non è solo un atto politico e formale, ma è un atto di grande autodeterminazione della città di Fano rispetto a quelli che oggi sono i colonizzatori della città di Fano e del nostro ospedale. Quindi il sindaco, rispetto a tutto questo caos, prenda una decisione definitiva e noi, ma sono convinto anche tutta la città, lo seguirà. 8 marzo, festa della donna, anche a Fano sono in programma numerose iniziative legate alla figura della donna, tra le quali la ricorrenza del 70° anno dal diritto al voto per le donne.
anche a Fano la celebriamo cercando di ricordare quest'anno in modo particolare un anniversario che sono i 70 anni dal diritto al voto delle donne. Ed è proprio per questo che abbiamo cercato di strutturare un evento importante nel pomeriggio dell'8 marzo alle ore 17:30 nella Sala della Concordia, prendendo spunto da un testo in uscita che parla proprio dell'emancipazione, della storia dell'emancipazione femminile ed in particolare ecco, di quello che ha portato alla conquista del diritto al voto. Poi invitiamo le donne, le associazioni di Fano ad una cena insieme al Circolo Cittadino alle 8:30 per poter mangiare ma anche leggere dei testi e con un po' di musica. Inoltre ci sarà alle 10:30 del 8 marzo verrà depositata una statua rivolta proprio alla vita che il Sor Optimist ha donato al comune di Fano e verrà collocata nel lungomare di Fano. Compie 200 anni e non li dimostra il Barbiere di Siviglia che il Teatro della Fortuna di Fano rappresenterà giovedì 10 e sabato 12 marzo alle 20:30. Questo è uno spettacolo che ereditiamo dal Rossini Opera Festival. Abbiamo costruito una scena contenitore dove i personaggi si danno degli appuntamenti e dentro oggetti di attrezzeria avanzata replicano questa scena buffa dentro il quale un barbiere aiuta un conte a sposare una rosina in una casa di un vecchio barbogio. Quest'opera, che è anche più famosa di Rossini stesso, possa impaginare anche le grandi capacità interpretative dei cantanti che sono lì a cantare il Barbiere, che è un'opera conosciuta da tutti. Sono stati 120 gli alunni della Dante Alighieri che questa mattina hanno preso parte alla cerimonia di consegna del fibrillatore. 4 classi, di cui 3 terze e una scuola media. Si tratta del terzo salvavita nell'ambito del progetto Pesaro Cardioprotetta. A fare gli onori di casa il preside Roberto Franca e il vice Francesco Ragno. Per il comune di Pesaro invece sono intervenuti gli assessori Mila Della Dora, Sara Mengucci e Giuliana Ceccarelli, insieme ai rappresentanti della Croce Rossa sezione di Pesaro. Ed oggi i volontari di Greenpeace sono entrati in azione in 25 città italiane, tra cui Fano, per sensibilizzare l'opinione pubblica sul referendum del 17 aprile prossimo contro le trivellazioni in Adriatico. A Fano gli ambientalisti di Greenpeace hanno fatto un blitz davanti alla statua di Lisippo con cartelli che trasformano in un'immagine petrolizzata e surreale uno dei luoghi più iconici e famosi della città. Le cattive condizioni meteo previste per il fine settimana in gran parte della regione stanno facendo slittare in queste ore numerose manifestazioni pubbliche all'aperto, come la 203esima edizione della Sagra Polentara di San Costanzo. Gli organizzatori della manifestazione più antica delle Marche hanno deciso di rinviarla domenica prossima, 13 marzo, con lo stesso programma e orario di inizio. Il dialetto a teatro. La compagnia GAF di Bellocchi ha aggiunto un'ulteriore rappresentazione, quella dell'8 marzo, alle 4 che sono state già programmate. Uno scherzo da prete sarà quindi al Politeama sia lunedì 7 che martedì 8 marzo, con inizio alle 21:15, con gli ultimi due spettacoli di una commedia scritta a quattro mani dai cugini Lucio e Fabrizio Signoretti. E domani al Mancini il Fano di Mister Alessandrini attende il San Nicolò Teramo. Telecronaca come sempre affidata a Catalani e la partita integrale ve la riproporremo lunedì sera dopo il telegiornale intorno alle 20:45. Occhio alla notizia, l'edizione flash del sabato termina qui. Grazie per averci seguito, a voi tutti un buon fine settimana.